Stiamo partendo con questa serata dedicata all'Alto Adriatico, con sullo sfondo il nuovo libro del professor Giuseppe De Vergottini, dedicato alla Costituzione secondo D'Annunzio, che rappresenta un po' lo sfondo per questa iniziativa che vuole approfondire un po' la complessità, la pluralità di soggetti nell'Alto Adriatico e lo fa attraverso una prospettiva giuridica. Io direi di seguire un po' la scaletta che anche per ragioni organizzative abbiamo cercato di fare per venire incontro ai nostri amici di Fiume che hanno anche una riunione e saranno presenti la Presidente degli Italiani di Fiume, Ezio Giuricin di Telecapodistria, Laura Markig della lista per Fiume, e poi la professoressa Mazieri Sankovic del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume, oltre ovviamente ad altri ospiti che adesso richiamerò e il professor De Vergottini che presenterò in poche battute. Però, prima di tutto vorrei dare la parola adesso al vice sindaco di Pordenone perché idealmente si vuole fare un collegamento tra il Friuli e Fiume e proprio attraverso il vice sindaco di Pordenone facciamo un saluto a Fiume. Grazie, professor. Eligio Grizzo. Che è stato anche vicepresidente della provincia, ha avuto tanti incarichi politici, ma adesso è vice sindaco di Pordenone e quindi ci tiene a portare i saluti dell'amministrazione comunale nell'ambito di questo progetto che è Pordenone, città della geopolitica. Sì, grazie professor Cevolin, saluto tutti gli ascoltatori, saluto il professor De Vergottini e gli italiani di Fiume, perché credo che l'identità fiumana profuma ancora d'Italia e quindi questo mi fa piacere perché è un momento particolare dove in realtà Pordenone, che è una piccola città, ma che è una città come Fiume, perché più o meno gli abitanti sono gli stessi, ha il piacere proprio di portare il saluto della popolazione e dei molti italiani che provengono ancora da Rijeka. Io mi ricordo Rijeka è sempre stato un paese molto, una città molto interessante perché ci andavo da ragazzo. Ci andavo da ragazzo, mio papà mi portava in ferie a Rijeka e quindi per me ritornare un po' in patria. E questo mi fa estremamente piacere perché in realtà i tratti particolari innovativi della Carta del Carnaro che avevano cui andranno poi a discutere loro signori, credo che siano ancora gli elementi molto importanti di un ricordo italiano di quella terra. E quindi vi porto il saluto del sindaco Ciriani, dell'intera amministrazione e un abbraccio a tutti gli italiani che sono lì residenti ancora, insieme alla nuova popolazione che sta abitando Rijeka. Quindi un caro saluto a tutti e ascolterò con piacere quelle che sono le decisioni che i vari relatori porteranno avanti e quindi mi taccio proprio per lasciare il microfono a tutti voi dopo un caro saluto a tutti gli altrettanti. Buon pomeriggio. A lei il microfono, Grazie professore. infinite, vice sindaco. E adesso chiediamo al presidente degli italiani di Fiume, la professoressa Melita Sciucca, di salutare gli amici qui ci sono collegati, appassionati di geopolitica. Ci sono poi, ho salutato anche prima il professor Foresti che è il direttore del Master in Intelligence. Ci sono corsisti del Master in Intelligence e ci sono poi anche studenti dell'Università di Udine del corso di Banca e Finanza. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio veramente di cuore sia Guglielmo Cervolin per il suo gentile invito e ringrazio di cuore anche Ezio Giuricin perché è il nostro amico comune perché lui si ricorda sempre e si rende conto di quanto sia importante appunto coinvolgere anche
gli italiani di Fiume. Noi siamo italiani di Fiume, però vogliamo essere innanzitutto, siamo innanzitutto fiumani. E volevo solamente correggere molto brevemente e molto amichevolmente il vice sindaco che parla di Rijeka. Per noi è una cosa così un po' strana quando sentiamo dire Rijeka da parte di un italiano, perché la città ha sia un nome che l'altro. Purtroppo non è una cosa ufficiale e stiamo lavorando, speriamo che un giorno, ecco, questa cosa la vedremo realizzata, ma in croato io dico sempre ja sam u Rijeci e in italiano invece sono a Fiume. È un po' come in croato i croati parlano di Trst e in italiano la città si chiama Trieste. Ecco, è una questione anche linguistica. Mi scusi, vice sindaco, ma ho bisogno di sottolineare questa cosa. Nessun problema, non volevo essere invadente, non mi ricordavo questo termine. Ecco qua. Allora, io volevo ricordare che quest'anno è un anno molto importante per la nostra comunità degli italiani, perché compie 75 anni. Dunque, noi siamo minoranza da allora, dalla Seconda Guerra Mondiale, e quest'anno festeggiamo questo importantissimo compleanno. Perché è importante? Perché in questi 75 anni siamo riusciti a mantenere in vita e a mantenere alta la lingua e la cultura italiana e fiumana nella nostra città. La nostra comunità, molto brevemente, ha circa 4.500 iscritti, ha una ricca attività culturale, quindi dall'attività dai più piccolini ai più grandi, e collaboriamo molto proficuamente con tutte le istituzioni italiane che a Fiume ci sono, lo sapete, e voglio ricordarle, quindi la verticale scolastica dall'asilo al Dipartimento di Italianistica, e la casa editrice Edith, il dramma italiano, i programmi italiani di Radio Fiume, due consigli della minoranza italiana, quello cittadino e quello regionale, quindi una rete di istituzioni e di associazioni molto ricca e molto vasta, anche se numericamente siamo piccolini. È molto importante per noi sottolineare sempre il fatto che l'identità italiana di Fiume c'è stata sempre, sin dalle origini della città, ed è un'identità che rende ricca la città e che dà questo tocco particolare alla nostra città. Le vicende del dopoguerra, purtroppo, le sapete, si sono ricordate anche adesso in occasione del 10 febbraio, se ne parla sempre, però è successo quello che è successo. Noi vogliamo andare avanti grazie anche a queste collaborazioni con il Consolato Generale d'Italia, con l'Associazione degli Esuli, dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, del quale faccio parte anche come dell'Ufficio Presidenza, la Società di Studi Fiumani. Colgo l'occasione per salutare Gianni Stelli, se c'è. Abbiamo realizzato dei progetti importanti con loro. Uno dei più importanti è la pubblicazione proprio del libro di Giovanni Stelli, Storia di Fiume, in lingua croata. È stato tradotto dall'ex ambasciatore croato in Italia, Damir Grubiša, fiumano doc anche lui, e quindi un piccolo tassello di storia fiumana in croato, per far capire alle popolazioni nuove, ai croati, specialmente quelli che sono venuti a Fiume dopo gli anni 90, che questa parte, questa cultura italiana, questa parte italiana c'è stata e ci sarà sempre. Ecco qua, di fronte a noi abbiamo un anno molto importante, quindi oltre al 75esimo anniversario della comunità ci aspettano due sfide molto importanti, il censimento della popolazione e le elezioni per il nuovo sindaco, dove la comunità dell'italiana sarà, ecco, messa un pochettino alla prova per quanto riguarda il censimento. E per quanto riguarda invece le elezioni, ecco, speriamo di essere un attimino più presenti anche da questo punto di vista. Ecco qua, io vi ringrazio. Potrei parlare tanto, però spero di aver spero di avervi dato delle informazioni così utili. Perfettamente interpretato il saluto e anche la correzione benevola del vice sindaco. Il professor De Vergottini, come coordinamento adriatico, ha tanto
operato per cercare di correggere il Touring Club nella denominazione dei toponimi italiani. E adesso diamo la parola a Ezio Giuricin, che è giornalista di Telecapodistria, quindi l'espressione della comunicazione della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, ma è soprattutto un importante esponente della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia, e ha avuto un notevole ruolo nella rinascita di questa rappresentanza e adesso è un grande motore di convegni e di iniziative. E saluto Stelli, saluto tutti gli altri amici che si stanno collegando e che parleranno dopo, ma volevo sottolineare questa capacità che ha Ezio Giuricin di cercare addirittura di portare a una ricomposizione della comunità istriana e fiumana, e questo sarebbe veramente, lo fa attraverso la cultura e la comunicazione, quindi vorrei dare la parola perché questa iniziativa è debitrice del suo contributo e del suo convegno che è stato fatto tra Trieste e Fiume proprio un anno fa. Ecco, ringrazio gli organizzatori e ringrazio in particolare il professor Guglielmo Cevolin per questo invito, ma anche questo suo prodigarsi per cercare di mettere attorno a un computer, in questo caso non attorno a un tavolo, gli attori di quello che può essere un confronto di idee sulle prospettive, diciamo così, della realtà della componente italiana in queste terre a Fiume in particolare, e anche gli attori di quello che potrebbe essere definito un concetto di ricomposizione, di riunione delle membra sparse dell'italianità di questi territori. Oggi parliamo di un segmento della nostra storia, della nostra attualità, di Fiume tra le due guerre, della Carta del Carnaro, della Costituzione di De Ambris e di D'Annunzio, e dunque parliamo di una rilevante, importantissima eredità culturale, storica, giuridica, civile, letteraria di questo territorio e della città di Fiume. La città di Fiume ha dato all'Italia, all'Europa e al nuovo stato domiciliare, prima Jugoslavia e poi la Croazia, ha dato un'eredità, un patrimonio culturale civile straordinario, pari e letterario, pari a quello di Trieste, altra grande città a settentrione dell'Adriatico, città cruciale, fondamentale nel contatto fra il mondo slavo, quello tedesco e quello italiano, quello latino e veneto. E così è stato anche per Fiume. Fiume, parlavamo prima dei toponimi, dell'importanza di continuare a denominare questa città nella sua forma italiana, dunque parlare di Fiume, non solo perché è un omaggio alla nostra storia e alla nostra identità, ma perché è soprattutto una forma di rispetto verso quei tanti fiumani italiani che se ne sono andati in Italia e nel mondo, sono stati costretti ad andarsene con l'esodo, è una forma di rispetto fondamentale per quei pochi, non pochissimi, ma pochi italiani che sono rimasti e che continuano orgogliosamente, estremamente a combattere per la loro presenza e per la loro identità in questa città e in questo territorio. Dunque un'enorme eredità culturale, civile, letteraria, ricordiamo i grandi letterati, ne parleremo dopo, i grandi scrittori e poeti fiumani, che sono anche grandi scrittori e poeti italiani ed europei, i grandi pedagoghi, i grandi ricercatori, i grandi uomini di scienza di questa città. Ed è un'eredità che è un'eredità secolare, non è un'eredità del ventennio fascista o del periodo fra le due guerre, è un'eredità plurisecolare di cui dobbiamo andare veramente fieri ed orgogliosi, e per la quale abbiamo anche il dovere, tutti, andati e rimasti, ma anche per tutti i cittadini italiani, il dovere di valorizzare e di, come dire, di fare sì che questa eredità, che ricordo, non solo ricordo, ma l'attualità di questa eredità, venga trasmessa alle giovani generazioni.
quale patrimonio condiviso di tutta la nazione, potrei dire aggiungere di tutta l'Europa, che è un patrimonio italiano, un patrimonio delle genti che ora sono maggioranza in questa città, in questi territori, ma sono anche un patrimonio europeo, perché quando parliamo, e parliamo solo di un piccolo segmento della storia di Fiume, parliamo di D'Annunzio, delle imprese di D'Annunzio, della carta del Carnaro di De Ambris, o parliamo del periodo fra le due guerre con lo Stato libero di Fiume di Zanella, che è uno dei pochi stati liberi di questo periodo, insieme a Danzica, e nel secondo dopoguerra avremo solo Trieste, il territorio libero di Trieste, come forma internazionale che riconoscerà queste autonomie statali di città, di città-stato. Beh, parliamo di un'eredità giuridica, politica, civile e culturale straordinaria, che non è un'eredità di cui possa trarne vanto solo l'Italia o solo il nord-est italiano, ma di cui deve trarne vanto l'attuale maggioranza croata in Croazia Fiume e tutta l'Europa, perché è una parte, un segmento fondamentale della storia civile e culturale italiana e soprattutto europea. Ecco, dobbiamo raggiungere la consapevolezza della valenza di questo patrimonio storico che abbiamo al confine orientale. E noi come TV Capodistria, come organo di informazione della comunità nazionale italiana, ma anche come Circolo di Cultura Istroveneto-Istria, di cui sono vicepresidente, abbiamo cercato in più occasioni di avviare delle iniziative anche di ampio respiro, come ad esempio i convegni organizzati da Circolo Istria nel 2018, nel 2019, intitolati rispettivamente Italiani dell'Adriatico Orientale, un progetto per il futuro, e Ritornare si può, i presupposti per il ritorno culturale delle seconde e terze generazioni dell'esodo. Dunque abbiamo avviato tutta una serie di iniziative, continuiamo a batterci in questo senso per, come dire, convincere tutte le i responsabili civili, politici, culturali di quest'area, dei vari stati, dell'importanza di avviare una strategia, una politica di ampio respiro per la conservazione e l'affermazione della continuità della presenza italiana in queste terre. Ecco, io devo dire con rammarico che purtroppo negli ultimi decenni è stato fatto poco e male per affermare e valorizzare la continuità di queste presenze. E oggi siamo giunti a un punto in cui rischiamo di vedere quasi la perdita o un affievolimento di questa componente italiana, che è molto importante, perché non è solo una componente numerica di italofoni o di italiani, ma è la componente che costituisce l'eredità di questo straordinario patrimonio culturale plurisecolare di cui vi parlavo prima. L'esodo ha causato una perdita indicibile, enorme, portando via i quattro quinti della popolazione italiana di queste terre e praticamente sradicando quella che è stata una cultura, una civiltà secolare dal punto di vista della presenza latina e romana bimillenaria. È stata una vera e propria catastrofe, la tragedia, come più volte ho avuto occasione di definire lo storico triestino Raul Pupo, una vera e propria tragedia dell'italianità dell'Adriatico orientale di queste terre. Ecco, noi dobbiamo essere consapevoli della necessità di superare questa frattura della storia, di superarla attraverso la ricomposizione fra esuli e rimasti, attraverso una serie di iniziative che portino a rafforzare la consapevolezza fra gli italiani in Italia, i croati, i sloveni, in Slovenia e Croazia, dell'enorme importanza di questa presenza culturale e civile e della necessità di fare tutto il possibile attraverso una strategia concreta per rafforzarla e per trasferirla al futuro, alle nuove generazioni. Grazie. Grazie a Ezio Giuricin, che in maniera molto competente ha sintetizzato gli obiettivi di questa riunione online, che speriamo di riuscire a fare in maniera più estesa in presenza in Friuli e a Fiume. Adesso chiamerei la dottoressa Laura Markig, che è giornalista e poetessa, però vorrei anche
chiederle, in quanto membro della presidenza del partito Lista per Fiume, Lista Zarieku, lo diciamo anche in croato, vorremmo chiedergli, ecco, come questa ricchezza culturale europea di Fiume è posta adesso alla sfida del censimento e delle elezioni. Ecco, grazie, buonasera. Mi scuso se non potete vedermi in video, ma devono essere dei problemi con il mio computer, per cui non funziona, vedo la mia telecamera già da un paio di giorni. Volevo ringraziare tantissimo anch'io gli organizzatori, professore, ringraziare lei per questo invito, tutti voi che avete anche parlato prima, e penso che sia un'iniziativa per noi che viviamo, ecco, questa realtà quotidianamente in cui ci troviamo a vivere da italiani in questa realtà appunto croata, a cercare di mantenere ogni giorno la nostra identità. Io dico sempre di guardarci allo specchio alla mattina, dirci buongiorno, sono italiana, e poi andare avanti. Ecco, per noi questa è veramente una grande ecco, prova di considerazione, per cui vi ringrazio. Allora, io il mio cercherò di rispondere alla sua domanda, appunto, spiegando anche qual è il mio ruolo. Dunque, sono un'italiana di Fiume, ma sono appunto una fiumana, come diceva anche perfettamente la nostra presidente della comunità Melita Sciucca. Quindi abbiamo un sentimento che trae origine, ecco, da una città che è sempre stata plurilingue, ma in cui il fiumano, l'italiano, ha avuto sempre questo ruolo predominante, però una città che ha sempre rispettato, anche a parte i vari momenti difficili, anche traumatici della sua storia, ha come nei secoli però ha avuto sempre questo modello di multilinguismo e plurilinguismo. Il partito regionalista, la Lista per Fiume, quindi Lista Zarieku, ed è quindi un partito che ha la sua presenza anche nel consiglio comunale, con quattro consiglieri, cerca comunque di portare avanti appunto la politica del dialogo comunque portare i valori di quelli che sono appunto il multilinguismo, la convivenza e l'eredità storica della città, coscienti anche del fatto che senza la nostra storia e con la cancellazione di una parte della nostra storia, la stessa città di Fiume perderebbe molto della sua natura, del suo modo di essere. Negli anni, ecco, credo sia dagli inizi degli anni 2000, sta veramente portando avanti una battaglia per il ripristino dei simboli visivi della città, quindi del bilinguismo visivo, quindi delle tabelle bilingui in città, dall'insegna Fiume Rieca, che speriamo si riesca finalmente a portare anche a diventi una cosa reale, al ripristino degli antichi toponimi. Siamo riusciti a portare a ripristinare degli antichi simboli come l'aquila bicipite, che voi sapete è il simbolo della città, che aveva fatto una brutta fine all'inizio appunto con l'arrivo di D'Annunzio. Qui siamo un convegno in cui si parlerà di D'Annunzio, dunque sono stati per primi quindi, i d'annunziani, che hanno tagliato prima una testa, poi sono arrivati i partigiani e hanno proprio buttato giù l'aquila, quindi noi siamo riusciti a riportarla sulla torre civica e riportare la bandiera storica
fiumana, che potrebbe in apparenza, potrebbero sembrare delle cose folcloristiche, ma non lo sono, perché avere una coscienza appunto di quello che la città è stata nel passato e della sua lunga storia anche di stato libero, di porto ricco, collegato con tutto il mondo, appunto attraverso il porto, attraverso l'industria, attraverso l'innovazione, eccetera, significa dare anche al presente la possibilità per trovare una nuova via verso un progresso sia economico, ma anche una via attraverso la conquista di una nuova civiltà, del dialogo. Il fiume ha subito ovviamente un grande trauma nel secondo dopoguerra, e da questo trauma, dal cambiamento che c'è stato sostanziale della popolazione, molto spesso si è arrivati a un negazionismo storico, per cui noi stiamo lavorando contro, non ci piace il contro, non ci piace la parola contro, però stiamo lavorando per evitare che si continui a negare la presenza sia dell'elemento italiano, ma anche del fatto che Fiume ha avuto veramente un suo passato economico, industriale, politico molto molto importante, e in questo modo per questo tutte le nostre azioni sono rivolte anche soprattutto al benestare di Fiume come città che ha già conosciuto la ricchezza, la prosperità e la multiculturalità. La Lista del Fiume è comunque un partito regionalista che è collegato anche al European Free Alliance, che è un'associazione di partiti regionalisti di tutta l'Europa di orientamento forse centro sinistra, quindi dove ci sono anche insomma partiti baschi, quello che è irlandesi, eccetera, tantissimi partiti, e ha affiliato l'associazione culturale, l'associazione Stato Libero di Fiume, che organizza numerosi convegni e attività culturali proprio volte a celebrare sia la storia di Fiume, ma appunto il suo, come diceva il signor Giuricin, questa sua dimensione di importante punto strategico e culturale. Ricorderò brevissimamente un convegno dedicato ai traduttori fiumani dall'ungherese, traduttori fiumani, i traduttori, la letteratura ungherese è stata per un periodo estremamente popolare in Italia, e grazie proprio ai fiumani che conoscevano molto bene anche l'ungherese e molto bene l'italiano, la letteratura ungherese è diventata popolarissima in Italia. Abbiamo fatto dei convegni dedicati ai 300 anni del nostro del porto, i 100 anni dello Stato Libero di Fiume, quindi cerchiamo ecco, di portare in questo senso la cultura ecco, del nostro di questa città. Ci sono state delle occasioni per quanto riguarda gli italiani che vivono a Fiume, secondo me, e mi dica subito se vuole che interrompa. Dobbiamo avviarci alla conclusione, ancora un minuto e poi dico solo brevemente che ci sono, secondo il mio parere, la nostra comunità italiana dovrebbe comunque battersi affinché vengano riconosciute proprio le sue specificità. Ad esempio, siamo nel 2020, Fiume era capitale della cultura europea, non è stata
riconosciuta, secondo me, la presenza della comunità italiana. Non ci sono stati dei progetti sufficientemente importanti per far sentire, ecco, anche la presenza della comunità italiana, ma ecco, c'erano dei progetti che dalla mostra dall'inizio che c'è stata, che secondo me è stato, che ha organizzato il museo, proprio il Museo del Mare, insomma il Museo Cittadino, che è stata un'occasione persa, perché è una mostra che non parlava delle donne di D'Annunzio, ma che in realtà non diceva niente, alla Stella, ecco, che è stata forse fatta in maniera troppo, secondo me, sensazionalistica, e alla posa di questa scultura della Stella Rossa sul grattacielo di Fiume, una cosa che è stata fatta in maniera troppo politica e molto poco artistica, per cui secondo me certe cose andavano fatte anche in maniera da non offendere, diciamo, le sensibilità di molti. Ecco, qui concludo e ringrazio. Bene. Grazie infinite. E adesso la parola alla professoressa Gianna Mazzieri Sankovic, che è la più alta in grado perché è capo dipartimento di italianistica all'Università di Fiume. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il collega Cevolin per avermi invitata. Un saluto da parte del nostro dipartimento di italianistica, che quest'anno festeggia i 10 anni di attività. Si è costituito in condizioni incredibili, quasi futuristiche, visto che di futurismo parlerò un po' più tardi, e continua a sopravvivere, vivere, a lavorare, ad operare, pure in condizioni, direi, a poco a dire futuristiche. Comunque cerchiamo di farcela, di impegnarci tanto, anche in relazione a quello che sarà il tema di questo mio intervento brevissimo. Cercherò effettivamente di toccare alcuni punti sia di coloro che mi hanno preceduta, che saluto, che ringrazio, tutti i miei grandi amici. Non vorrei iniziare con una questione, non vorrei essere polemica, vorrei solamente sottolineare ancora una cosa in relazione alla questione Fiume, e veramente non è con nessun intento polemico, ma recentemente è stata inaugurata una mostra di pannelli fatta proprio dai croatisti fiumani davanti alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume, sulla quale venivano esibiti tutti i documenti, giornali tedeschi, ungheresi, eccetera, dell'Ottocento, del Settecento, dell'Ottocento fiumano. Ebbene, voglio dirlo al vice sindaco che in tutti quei documenti, e quindi fino al 45, ogni volta che un giornale tedesco, ungherese, croato parlava della città, si parlava di Fiume. Dunque non si tratta solamente della dicitura Fiume, città tradotta, ma nella tradizione fiumana, anche per coloro che osservavano una città dall'estero, il nome della città era quello di Fiume. Dal 45 in poi Rijeka per noi fiumani italiani rimane Fiume. Cerchiamo di far di tutto per far riapparire almeno la dicitura bilingue della targa in entrata della città, che ci dica Rijeka Fiume, di modo che un italiano sappia, perché parliamo anche delle nuove generazioni che vengono nel nostro bellissimo Quarnero, citato da Dante nel nono canto dell'Inferno, come confine d'Italia, e poi ci parlano di Opatia invece di Abbazia, e di Rijeka invece di Fiume, e di Kirk invece di Veglia, e noi italiani di Fiume ci sentiamo davvero male. Perché, come diceva Ezio prima, per noi è una questione proprio di mantenimento di quelle radici di cui andiamo orgogliosi, non perché adesso vogliamo rivendicarle o fare non so che cosa, ma perché vogliamo far sì che queste radici rimangano note a chi le ignora e facciano parte di quel bagaglio culturale di cui tutti devono far tesoro. E ora mi avvio a questo mio riassunto di 10 minuti, in cui vorrei dire che mi è stato detto di parlare un po' di Fiume dal punto di vista culturale e letterario prima di D'Annunzio, eppure nel post D'Annunzio. In effetti Fiume vanta questo rigoglio culturale altissimo e questo senso civico, etico, di cui ha parlato anche dal punto di vista giuridico, di cui ha parlato Ezio,
molto alto, sia nei tempi in cui fa parte dell'impero austro-ungarico, sia nel periodo in cui è fiume città libera, città stato, ma anche nel periodo danunziano, e questo sarebbe sicuramente un capitolo da studiare in maniera molto intensa e profonda per capire quanto il fatto di una fiume talmente liberale, talmente aperta, in una fiume dove le donne lavoravano già nell'Ottocento, erano molto emancipate, molto indipendenti, e lo vediamo anche da scritti di quelle che Ezio ha citato, le professoresse come Gemma Harasim, professoressa di lingua italiana, poi moglie di Lombardo Radice, uno dei collaboratori al Ministero dell'Istruzione degli anni venti, e quindi a stretto contatto con i programmi scolastici nella Repubblica d'Italia, quindi italiani, una donna che studiando il sistema scolastico delle scuole italiane sotto l'Ungheria e studiando il modo in cui si studia la grammatica ungherese e anche la grammatica italiana, fa sì che la sua grammatica sia una italiana, sia una grammatica nuova, fresca, una grammatica diversa dalle altre, in cui si lascia più spazio, come dice lei, piuttosto alla pratica che alla grammatica, cioè alle regole rigide, fisse, per vedere un attimo l'uso della lingua in una prospettiva estremamente moderna e nuova, in una prospettiva che vede anche la donna molto emancipata e molto in avanti rispetto ai tempi. E questo aspetto dunque va studiato sia nel pre-danunzio, nell'ante-danunzio, dove abbiamo purtroppo un archivio mutilo, direi soltanto che stiamo ancora lavorando, ci stiamo trovando, scoprendo di giorno in giorno dei nuovi autografi, spesso non a fiume. Questa è la nostra, diciamo, tragedia, anche perché è andato devastato in parte l'archivio fiumano, e qui devo salutare gli amici di Roma, sia della Società di Studi Fiumani che dell'Archivio Museo Storico Fiumano di Roma, che continuano a conservare, a mantenere e a custodire un archivio prezioso, grazie al quale noi continuiamo anche a promuovere e a fare avanti delle ricerche. Dunque, dicevo, la letteratura italiana e la cultura italiana hanno delle indicazioni bibliografiche abbastanza scarse, dalle quali però comunque emerge un panorama culturale non indifferente, con autori che sono poco conosciuti, però che hanno prodotto anche opere importanti. Diciamo che lo stesso Attilio De Poli nel 1924 sulla rivista Fiume pubblicava un saggio, Bibliografia storica, in cui faceva notare 1093 pubblicazioni italiane del Settecento e dell'Ottocento. Dunque non poche le pubblicazioni in lingua italiana, altrettante le riviste che nascono alla fine dell'Ottocento. E diciamo che un po' come in tutto lo stivale, anche a Fiume ci sarà una rinascita di tante riviste culturali, che porteranno avanti un discorso non solo di allacciamento a quelle che sono le tendenze del decadentismo italiano, dunque a una conoscenza dell'opera di Pascoli, di D'Annunzio, dello stesso Fogazzaro, ma e di Pirandello ovviamente, ma parallelamente sviluppare una propria letteratura nuova, originale. Ci sarà sempre... Poi mi riattacchi il telefono qui perché non riesco a muovermi. Sì. Ci sarà sempre la letteratura anche cosiddetta anteica, quella legata prettamente alla tradizione italiana, qualche volta anche scritta nel dialetto della città, il dialetto fiumano, un dialetto di radice veneta. Ci saranno molti autori occasionali, e tutto questo, diciamo, convergerà in quella che sarà la parentesi danunziana, in cui ci sarà un accoglimento ma molto interessante di quell'avanguardia letteraria. Fatto vedere a Giovanni per la busta. Di quell'avanguardia letteraria italiana, che entrerà, verrà assorbita dal panorama fiumano. Come? Creando addirittura quello che viene definito appunto il manifesto futurista fiumano, databile al 1919, e creando un vero e proprio movimento che si chiamerà Movimento Yoga, una rivista che girerà intorno alla rivista d'avanguardia Yoga,
nella quale, fondata sì da Comisso e da Guido Keller, uno dei bracci destri appunto di Gabriele D'Annunzio, che promuoveranno appunto questa profonda spiritualità, una spiritualità legata molto alla natura, e in un certo senso contrasteranno con gli elementi conservatori dei legionari d'annunziani che gravitavano intorno ad Annunzio. Avranno invece piuttosto appoggio intorno a quella sinistra, diciamo intorno alla sinistra del movimento dei legionari, e cercando di portare avanti un discorso culturale attraverso volantini, manifesti, manifestazioni, e continuando a svolgere anche un'attività forte di propaganda, aprendosi al pubblico, ironizzando l'avversario, organizzando feste spesso anche anticostituzionali. Qui ci sarà anche dato grande spazio, soprattutto di nuovo, ripeto, alla donna, alla componente femminile. Una cosa che, se andiamo a guardare il manifesto di Filippo Tomasi Marinetti, è completamente fuori rispetto, è completamente agli antipodi rispetto al movimento futurista italiano, che invece vede nelle donne un elemento di disturbo. Ecco allora che anche in questo senso andrebbe studiata questa realtà fiumana, che si sviluppa in modo completamente anche originale e interessante. Dopo il post D'Annunzio, cosa ci dice? Innanzitutto ci dice che gli autori continueranno a collaborare intorno a due riviste. Una sarà Fiumanella, alla quale lo stesso D'Annunzio avrà dato il nome, purtroppo di breve vita la Fiumanella, un anno soltanto. L'altra, la rivista Delta, nella quale convergeranno tutti i più grandi nomi della letteratura italiana degli anni 20 e degli anni, e poi quelli che poi saranno i grandi nomi degli anni 30, cioè autori nati all'inizio del secolo, alla fine dell'Ottocento, che cercheranno di fare di questa italianità di fiume, ma un'italianità diversa, perché sempre vicina a questo confine, sempre vicina al ponte, come dice la stessa rivista, il nome Delta, perché a Fiume c'è un grande delta, oggi un grande parcheggio, in effetti lì sul delta c'è il ponte che divide il regno dei serbi, croati e sloveni dal regno d'Italia, e cioè dalla parte italiana, e quindi un ponte che significa tanto. Però una rivista che si chiama Delta, che sarà una delle prime riviste che porterà un discorso di apertura anche nei confronti di quella letteratura che è molto vicina a questi autori, che è una letteratura che questi autori vogliono conoscere, lontano da qualsiasi tipo di retorica del regime, perché alla fine degli anni 20 ci sarà poi anche un discorso appunto legato al regime fascista, e quindi autori che cercheranno di aprirsi ad argomenti nuovi, freschi, consapevoli del fatto che, conoscendo tutte queste lingue, come ha detto prima Laura, conoscendo tutte queste lingue possono farsi appunto portavoci, pionieri, diciamo, di questa simbiosi tra varie culture, traduzione, una grande l'attività appunto anche quella di traduzione, conoscenza della letteratura slava, traducendola nelle pagine di queste riviste italiane. E su questo chiederei alla professoressa Mazzieri Sankovic di avviarsi a conclusione, perché siamo un po' tardi con i tempi. Ecco, io certo mi scuso, ecco, per aver anche allungato il discorso. Da queste riviste emergeranno tanti grandi nomi, tra questi ci saranno Osvaldo Ramù, che è considerato colui che emblematizza la continuità storica letteraria della letteratura italiana a Fiume, e sarà in effetti il più grande autore novecentesco fiumano, che vi invito, ecco, a conoscere, ad apprezzare e a leggere, perché merita leggerlo. È in effetti il più grande scrittore in genere fiumano nel Novecento, perché la letteratura croata non ha dato grandi nomi, tranne Polić Kamov, che però è a cavallo tra 800 e 900. Enrico Morović, un altro grande autore che esule a Genova, diventerà poi famoso in tarda età, e oggi finalmente, grazie all'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, ex Libero Comune di Fiume in Esilio, verrà anche apprezzato dal pubblico croato, perché è tradotto in lingua croata, e quindi si sta scoprendo una letteratura non conosciuta da molti, ecco, diciamo abbastanza celata e ignorata. Un altro grande nome
Francesco Drenig, un altro grande nome, non vorrei dimenticare qualcuno, Antonio Widmar, poi ambasciatore culturale a Tokyo in Giappone e per un certo periodo anche a Budapest, e ultimo ma non ultimo Paolo Sant'Arcangeli, di origini ebraiche, che sarà il primo in Italia a parlare appunto dell'esodo nel suo porto dell'Aquila decapitata, dove parlerà appunto di una città nella quale non si riconosce più. Dunque, concludendo, ringrazio ancora per il fatto di avermi concesso la parola e per avermi dato mostrare almeno così brevemente questo panorama culturale letterario vasto, intenso, che vi invito a conoscere e a esplorare. Grazie. Grazie infinite alla professoressa Mazzieri Sankovic. La parola adesso a una giurista, Elisabetta Bergamini, che è in rappresentanza della professoressa D'Orlando, e saluto con l'occasione anche un altro amico giurista, Alfredo Morrone, che è della rivista Ambiente e Diritto, che ci appoggia in questa iniziativa. Allora, buonasera a tutti. Io sono davvero lieta di avere questa opportunità di portare a tutti voi saluti da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche. La direttrice è molto dispiaciuta di non poter parlare personalmente, ma mi ha delegato, io ho accettato con entusiasmo, per varie ragioni. Innanzitutto perché anch'io sento una connessione con Rijeka dal punto di vista universitario. L'università di Rijeka, di Fiume, la conosco di persona, mi è capitato di partecipare a convegni organizzati, abbiamo un accordo Erasmus che sta portando ottimi frutti, abbiamo dei programmi congiunti, e quindi è veramente un piacere poter dimostrare ancora una volta come il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine ci tenga particolarmente a tenere relazioni con questo territorio, con il quale sentiamo ovviamente, come molti altri relatori potranno dire meglio di me, una connessione, un sentimento comunque comune. Detto questo, io mi limiterò veramente a dire due parole sulla questione dell'identità culturale europea, che è un tema di quelli sui quali noi all'interno del Dipartimento stiamo puntando particolarmente, perché sono convinta che al di là di quelle che sono le frontiere, al di là di quelle che sono tutte le situazioni che si possono creare, l'esperienza, ad esempio, che deriva ormai dall'appartenenza comune all'Unione Europea, sia un'esperienza unificante che può servire anche a creare dei ponti dove nel tempo sono state costruite in realtà delle barriere, quindi a riunificare quello che una volta era unito, come giustamente dicevano prima per altri profili, altri relatori. E quindi, secondo me, ecco, un punto fondamentale sul quale ripartire per ricostruire anche delle identità comuni è partire da queste radici comuni che noi abbiamo, in particolare i nostri due paesi, e in questo modo andare a rafforzare, anche grazie a quello che adesso è questa nuova idea comune di Europa, andare a rafforzare in questo modo quelli che sono i rapporti fra le nostre università, lo dico ovviamente da giurista che ha contatti con l'Università di Fiume per questi profili, ma andare a rafforzare ovviamente anche quelli che sono i collegamenti fra le nostre città, fra le nostre realtà, per promuovere congiuntamente questa identità culturale europea. Quindi io auspico veramente che ci siano future occasioni di incontro, che ci siano magari anche occasioni di incontro in presenza, come tutti noi speriamo, e che consentano reciprocamente di visitare i territori e prendere dei contatti non più soltanto su piattaforma. Spero che questo sia uno dei prossimi futuri eventi e che ci siano anche progetti, ulteriori iniziative comuni che ci possano portare a sentirci sempre più. Io ringrazio, quindi chiudo ringraziando il collega Cevolin per aver coinvolto il Dipartimento di Scienze Giuridiche, e auguro un'ottima prosecuzione di questo incontro di oggi. Grazie.
Grazie infinite alla professoressa Bergamini. Adesso diamo finalmente la parola e chiedo scusa perché abbiamo sforato un po' i tempi al professor De Vergottini, che è prima di tutto un caposcuola, ha due manuali, diritto costituzionale e diritto costituzionale comparato, che sono dei best seller. Le sue monografie sono tantissime, ma le più importanti sono Indirizzo politico della difesa, poi le transizioni costituzionali, guerra e costituzione e così via. Dico alcune monografie che sono di grande interesse anche per i corsisti del nostro Master in Intelligence. Però soprattutto il professor De Vergottini è un grande giurista, allievo di Mortati, è un caposcuola di livello europeo mondiale e quindi abbiamo con noi la possibilità di discutere di questi aspetti che abbiamo visto, di bilinguismo, di multiculturalismo, dell'avanguardia giuridica, politica e sindacale che la Costituzione di D'Annunzio ha rappresentato attraverso questo suo ultimo volume, La Costituzione secondo D'Annunzio, e quindi anche attraverso questo volume stiamo realizzando anche un po' di digital diplomacy, che è un'attività di grande attualità. La parola al professor De Vergottini, che avrà dopo due discussant, il professor Stelli e il dottor Arturo Pellizzon. Grazie professore, può iniziare a parlare, la metto in evidenza. Il microfono in alto a destra c'è il simbolo del microfono. Che lei ce l'ha barrato, invece deve cliccare sopra per renderlo non barrato. Così aperto. Perfetto. Sì. Scusate, ma l'avevo chiuso io prima. No, ma volevo dire che io ringrazio il professor Cevolin per questo invito. Sono spiacente che non c'è il tempo di intervenire su tutti quello che abbiamo sentito fino adesso, quindi io mi ero concentrato per una breve esposizione di questo mio libro sulla Costituzione d'Annunziana. In realtà mi verrebbe voglia di partire su un'altra direzione e di parlare di tutto l'impegno che tramite Coordinamento Adriatico e adesso tramite la Federazione delle Associazioni degli Esuli Giuliano Dalmati abbiamo messo per valorizzare la componente italiana nei territori attualmente in Slovenia e Croazia, in particolare il Fiumano. Non c'è il tempo di farlo e mi dispiace, però credo che essendo le 7 di sera non riusciamo a utilizzare maggiori possibilità. Quindi io chiedo scusa a tutti quelli che ho appena sentito se non sono in grado di fare delle osservazioni che farei molto volentieri. Quindi cerco di partire sull'argomento che il professor Cevolini mi ha affidato, cioè parlare di questo libro. Allora, vedete, il discorso è semplice e complicato ad un tempo, perché da un punto di vista pratico quello che colpisce è che la Costituzione, la Carta del Carnaro, cioè la Costituzione fiumana di De Ambrisi e di D'Annunzio, in realtà sia un oggetto misterioso, un oggetto sconosciuto in Italia. A Fiume penso forse, non so se a maggior ragione anche a Fiume, ma è un argomento di cui si è pochissimo parlato, è un argomento trascurato dai libri di testo giuridici, è un argomento toccato dagli studiosi di storia politica, dagli storici e chiaramente da chi ha un interesse specifico alla storia di Fiume, come il caso del professor Stelli. Però, ripeto, a livello nazionale, in Italia, chi studia la storia costituzionale non sa praticamente nulla o quasi nulla della Costituzione di D'Annunzio. Quindi uno dei primi motivi di interesse può essere quello di ripercorrere insieme un argomento praticamente sconosciuto e cercare di affrontarlo
anche se in modo preliminare, perché quello che io ho cercato di fare è solamente una premessa di futuri possibili approfondimenti. In realtà, se uno avesse voglia e tempo e la cultura sufficiente per affrontarlo, ci sarebbe veramente tanto, tanto da approfondire. Quindi la Costituzione, questa Costituzione nasce nel disegno d'Annunziano, ma ha una base fondamentale in quello che ha preparato e scritto il Alceste De Ambris, un personaggio molto particolare, un socialista rivoluzionario, quindi un uomo, diremmo, con i disegni con modo di qualificare convenzionale, diremmo un uomo della sinistra, che va a associarsi a un personaggio come D'Annunzio, che è visto abitualmente come un nazionalista sfegatato, quindi un italiano estremista. Quindi è veramente singolare il fatto che queste due personalità si siano unite per scrivere un testo che ha avuto una vigenza di pochi mesi, ma che rimane come modello, come una specie di disegno plastico di quello che potrebbe essere una sorta di Costituzione ideale. Tra l'altro non dimentichiamo che uno dei vari profili che possiamo vedere è che questa Costituzione d'Annunziana avrebbe potuto, che la Costituzione, non come diceva De Ambris, della Repubblica di Fiume, ma la Costituzione della Reggenza Fiumana, avrebbe potuto essere esportata, tra virgolette, verso la penisola italiana e diventare qualcosa di sostituibile rispetto al vecchio statuto albertino, che allora era la Costituzione italiana monarchica. E ad un tempo aveva la possibilità di essere un modello di riferimento per una serie di paesi e di popolazioni a livello veramente globale, che erano i paesi oppressi dal colonialismo inglese, francese soprattutto. Quindi era una specie di carta dei diritti avveniristica del mondo dei popoli sfruttati dal colonialismo. Non solo, ma avrebbe potuto essere, pur essendo la Costituzione della città-stato di Fiume, avrebbe potuto essere una Costituzione esportabile, tra virgolette, anche per le popolazioni dell'Adriatico orientale, italiane o italofone, oppure chi si sarebbe riconosciuto in questi territori nei principi della stessa Costituzione. Quindi un esempio singolare di una Costituzione di un territorio che però poteva essere applicata anche a soggetti esterni al territorio. Quindi gli italiani, appunto, di Veglia, di Sebenico, di Zara, di Sebenico, di Ragusa, di Spalato. Quindi è veramente un disegno avveniristico e molto problematico dal punto di vista, diciamo, di una giustificazione in termini giuridici. Quello che volevo sottolineare, un errore che spesso si fa, e poi il professor Stelli mi dirà se abbiamo il tempo di confrontarci, se è d'accordo o meno, ma un errore che spesso si fa è quello di pensare che la Carta del Carnaro sia un episodio localistico, sia qualcosa che riguarda in realtà la municipalità, il territorio di Fiume, e basta. Quindi un episodio marginale nella storia del costituzionalismo europeo. Questo è un errore di prospettiva veramente incredibile che io ho cercato di smontare nel mio testo, perché in realtà l'esperienza di Fiume va inserita nel rivolgimento veramente estremo che c'è stato nei territori della Mitteleuropa, quindi a partire, scendere dalla Finlandia, dai paesi baltici, dalla ricostituzione della Costituzione tedesca, andando verso la nuova Cecoslovacchia, scendendo verso la nuova Austria e investendo tutti i Balcani. Quindi c'è stata una specie di faglia tra Occidente e Oriente che ha rimesso in moto, ha fatto ripensare l'insieme delle Costituzioni che in quel momento erano il modello, diciamo, della Costituzione liberale aggiornata, soprattutto di ispirazione francese, se volete, unito a una serie di sollecitazioni che venivano anche dall'Unione Sovietica, perché tutta la spinta ai diritti economici e sociali, anche se chiaramente rimodellata,
e la tenuta presente ad De Ambris nell'esperienza della Costituzione russa del 1918, come invece sul versante occidentale era la Costituzione di Weimar del 19. Quindi in aggiunta mettiamo anche l'esperienza viennese del 20, praticamente che però è quasi una vita temporale quasi parallela a quella fiumana. Praticamente c'è stato un rivolgimento che ha coinvolto tutta una serie di paesi, è scesa da nord verso sud ed è arrivata fino al Quarnaro. Questo è importante dirlo. Quindi io il primo punto che volevo sottolineare a tutti voi è: non facciamo la sciocchezza di pensare che la Carta del Quarnaro fosse un piccolo, modesto esempio di una Costituzione che in realtà non era altro che lo sviluppo dell'autonomismo municipale di Fiume. Non è così, è una cosa completamente diversa, anche se chiaramente la tradizione e l'atmosfera locale ha e non poteva non avere il suo peso nella scrittura del testo costituzionale. Quindi l'altra cosa da dire, anche qui proprio di corsa, è che questa Costituzione è la dimostrazione, una delle dimostrazioni della crisi del vecchio Stato liberale ottocentesco. È la crisi del parlamentarismo come concepito nel periodo, diciamo, anche nonostante il giolittismo, nel primo Novecento italiano. È un riconoscimento del ruolo delle masse e quindi del superamento dei vecchi partiti tradizionali legati ai comitati elettorali, quindi sono i partiti di massa che occupano la scena politica, e sono i leaders dei partiti che assumono un ruolo dominante nella guida politica dei rispettivi paesi. Quindi è la dimostrazione, la prima affermazione di una concezione plebiscitaristica della politica, cioè D'Annunzio che va sul balcone e parla al popolo e il popolo applaude, ma recepisce le decisioni assunte dal leader politico del momento. Quando si fa il grande equivoco, la specie di damnatio memoria di D'Annunzio e di Fiume, perché si è detto, soprattutto nella sinistra, per decenni si è equivocato tra il miscuglio tra fascismo e d'annunzianesimo. Ecco, una delle cose vere è che, come risultanza dell'atteggiamento, del modo con cui D'Annunzio ha gestito la politica e il diritto a Fiume, e quindi ha anche deliberato personalmente una Costituzione che ha concesso, quindi la vecchia carta ottriata come esisteva in passato, senza la presenza di un'assemblea costituente, e il modo di porgere questa Costituzione al popolo plaudente è stato preso poi come modello dal fascismo subentrante, questo il dialogo del leader politico populista col pubblico dei seguaci. Però questo è qualcosa che è successo dopo. Io quello che invece volevo sottolineare è che il potere costituente fiumano è nato dal disegno avveniristico di De Ambris, quindi un disegno prevalentemente, diremmo in modo convenzionale, di sinistra, e il modo di concepire la politica proprio di D'Annunzio, che ha avuto a Fiume una fase nazionalista molto forte iniziale e poi si è progressivamente stemperata a favore delle tesi di De Ambris. Ora, la cosa che vorrei sottolineare proprio, e poi concludo questo mio primo intervento perché vorrei lasciare spazio a chi partecipa a questa riunione, quello che mi sembra interessante è che se avete la pazienza di leggere i due testi della Costituzione fiumana, cioè quella che poi rimase come bozza, diciamo, di De Ambris, perché è stata poi, non dico snaturata, ma sensibilmente in certi punti, ma non nella parte essenziale, secondo me, modificata da D'Annunzio, i due testi, d'Ambrisiano e d'Annunziano, vediamo il forte carattere modernizzante, innovativo del testo di De Ambris, quindi il superamento, questa forte componente antiparlamentare di critica dello Stato liberale e questa componente, diciamo, innovativa fondata sul ruolo del lavoro produttivo, sul ruolo della garanzia dei diritti sociali. Praticamente il fulcro del disegno costituzionale è legato all'uomo nuovo
che è l'uomo che lavora, che produce, quindi c'è un rifiuto del parassitismo e un incentivo alla proprietà produttiva. Quindi l'uomo che produce e diventa anche uomo proprietario proprio perché è legittimato dalla produzione, dall'essere utile alla collettività, e infatti il cittadino di pieni diritti a Fiume, secondo questa Costituzione, non è un uomo qualsiasi, è un uomo che produce, che ha un lavoro produttivo e aiuta se stesso ma aiuta la collettività, e quindi la proprietà non è la proprietà da sfruttare a fini personali egoistici, è una proprietà che ha una finalizzazione sociale. Questo è un fatto, se ci pensate, veramente innovativo. Qui veramente emerge la componente del socialismo rivoluzionario di De Ambris, di cui De Ambris faceva parte. De Ambris era stato un grosso agitatore socialista e sindacalista rivoluzionario in Italia negli anni precedenti, quindi un personaggio che aveva in prima persona pagato con l'esilio, eccetera. Quindi questa verità va sottolineata, va messa in sottolineata con molta forza, perché pensate per esempio anche il ruolo, la contraddittorietà di questa personalità di De Ambris, che a un certo punto da anti-bellicista diventa interventista nel primo conflitto mondiale. Perché? Perché voleva che l'Italia andasse in guerra contro gli imperi centrali, in quanto considerati la peggiore manifestazione dello sfruttamento retrogrado capitalista del mondo. Quindi il fatto di andare contro questi Moloch del capitalismo europeo giustificava il fatto che l'Italia da non interventista diventasse interventista. Va bene, comunque io credo che la cosa importante è insistere su questo carattere veramente rivoluzionario dei rapporti sociali. Il fulcro della Costituzione, secondo me, va visto nella sottolineatura dei diritti economici e sociali, che ho come appena ricordato. Va poi sottolineato l'importanza degli istituti di democrazia diretta, va sottolineato il ruolo delle autonomie, quindi non solo le vecchie autonomie comunali, come il caso dell'autonomia fiumana, chiaramente municipale, ma le autonomie degli istituti delle scuole, le autonomie delle università, le autonomie dei sindacati, delle corporazioni. Quindi tutto questo è particolarmente nuovo nel costituzionalismo europeo, non dimentichiamolo. Tutte cose che noi adesso pensiamo come naturali e normali, allora erano veramente innovative e rivoluzionarie. Il carattere laico dello Stato, la garanzia dell'ateismo, cioè del ruolo dell'ateo nella società, sono tutte cose assolutamente innovative. E come il fatto che la Costituzione funzioni anche come manifesto a favore dei popoli oppressi, questo l'abbiamo già ricordato. Il fatto che mi sembra molto interessante è la suggestione anche di quello che avveniva non solo nei paesi che innovavano al vecchio regime liberale, ma anche nell'Unione Sovietica, nella Russia Sovietica. E infine vorrei fare una notazione che in un certo senso fa giustizia a D'Annunzio e a De Ambris dal punto di vista storico. Anche se non c'è nei lavori dell'Assemblea Costituente Italiana del 1946-47, non c'è nessun riferimento a quello che è successo a Fiume 25 anni prima. Però ci sono delle disposizioni della Costituzione che sono ancora vigenti, come in materia di diritto di uguaglianza sostanziale, sulla funzione sociale della proprietà, che sono la clausola italiana sulla funzione sociale della proprietà sembra è identica anche dal punto di vista lessicale a quella scritta nella Costituzione fiumana. Quindi tutto questo è veramente interessante. Un'altra cosa interessante è che nell'assetto complessivo dei poteri, di cui non riusciamo a parlare per motivi di tempo, non solo si riafferma la separazione dei poteri, si modifica potentemente perché non c'è un concetto di democrazia rappresentativa di tipo liberale, ma c'è il profilo della rappresentanza tramite le corporazioni, in cui sono necessariamente inclusi tutti i produttori a diverso livello dello Stato fiumano. Ma la cosa incredibile è
Uno, che la Costituzione diventa una Costituzione rigida, come dicono i giuristi, cioè può essere modificata soltanto con procedure aggravate particolari, ma la cosa veramente singolare è che, a parte quello che avveniva nel 1920 a Vienna, quando Kelsen introduce il controllo di costituzionalità delle leggi tramite una Corte Costituzionale, la cosa singolare è che la Corte Costituzionale la troviamo anche a Fiume. Non so se vi rendete conto, cioè poi la troveremo dopo appunto 25 anni, la troveremo nella Costituzione italiana. Ma quindi ci sono dei profili singolarmente avveniristici, sia per quanto riguarda la concezione del potere pubblico in generale, sia per quanto riguarda il ruolo del cittadino e della collettività. Ovviamente io sto facendo delle grosse semplificazioni, perché in realtà se dovessimo andare se avessimo il tempo per entrare nei dettagli, ma cosa che poi diventerebbe particolarmente noiosa, troveremmo tante singolarità che tra l'altro sono singolarità inserite soprattutto dalla pena di D'Annunzio, perché mentre De Ambris stava, se vogliamo, coi piedi per terra e aveva delle idee molto chiare su come avrebbe dovuto essere una Costituzione progressista, che senza essere la Costituzione sovietica, per carità, ma doveva essere una Costituzione liberale profondamente innovata e riformata, D'Annunzio viaggiava ai piani alti, per cui mettiamo, lui introduce i riferimenti alla latinità, alla venezianità, per esempio ci sono degli spunti di tipo federalista sul modello svizzero, c'è il richiamo costante alle autonomie comunali, al regime delle comuni, delle signorie italiane, medievali, rinascimentali, cioè c'è tutta una serie di orpelli, se volete, che sono tipici della cultura e anche della fantasia poetica, storico-poetica di D'Annunzio. Quindi tutto questo ritocca e modifica in larga parte il testo costituzionale. Alla fine viene fuori un prodotto complessivo di grande interesse per quanto riguarda le sollecitazioni che sono state inserite in questi testi. L'ultima cosa che volevo dirvi, perché qui probabilmente è la carta di tornasole, è veramente il momento della verità, anche la parte di D'Annunzio, perché D'Annunzio era un poeta, era un vate, ma era anche forse in certi momenti più politico di quanto lo si voglia ancora riconoscere, ancora oggi riconoscere. E nel momento, nella costruzione complessiva, e con questo finisco, della Costituzione, dei poteri costituzionali, D'Annunzio inserisce, aveva già fatto De Ambris, D'Annunzio lo ritocca un po', ma comunque lo ammette, lo riconosce, il potere di emergenza costituzionale, cioè la dittatura costituzionale. Quindi D'Annunzio dice, c'è la separazione dei poteri, quindi c'è un Parlamento tricamerale addirittura, perché sono due camere che in certi casi poi si riunivano in una terza camera. C'è quindi il potere dell'assemblea, c'è un direttorio di governo di 7 commissari, diciamo, che sono come i ministri, di cui quello degli esteri diventa il primus inter pares, diciamo. C'è il riconoscimento delle garanzie giurisdizionali, quindi c'è il potere giudiziario. C'è la Corte Costituzionale, benissimo, attenzione, però, se le cose vanno male, se c'è il pericolo per lo Stato, il potere, il popolo lo deve consegnare a un dittatore, cioè a un comandante che è un po' il vecchio dittatore romano, che di 6 mesi in 6 mesi governa con pieni poteri, assorbendo in sé tutti i poteri, quindi poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. In realtà questa norma è forse la norma più facile, perché? Perché D'Annunzio, nel periodo in cui ha gestito Fiume, in realtà era un dittatore, da questo punto di vista, dittatore non in senso deteriore, dittatore nel senso classico, cioè dell'organo che convoglia in sé tutti i poteri costituzionali. Quindi D'Annunzio viveva nell'emergenza, quindi ha vissuto da quando è entrato a Fiume, da quando c'è stata la taglia di sangue, in un periodo di emergenza. Quindi da questo punto di vista, anche se può sembrare una specie di fatalità storica, la clausola che
che prevede la dittatura costituzionale in realtà non è altro che la fotografia della realtà del potere fiumano nel periodo in cui Fiume è stata governata da D'Annunzio. Io mi fermo a questo punto perché mi rendo conto, sono le 7:15, non è giusto tenervi incollati a questo seminario a distanza, chiamatelo come volete, e poi siccome il diritto è interessante per chi lo pratica, ma poi diventa anche noioso per chi deve subirlo, vorrei, se mi consentite, fermarmi qui, salvo che se abbiamo qualche minuto ancora, se c'è qualche domanda, provare a rispondervi. Comunque mi raccomando, Guglielmo, devi dirci quanto tempo abbiamo, perché se non ce lo dici diventa difficile. Grazie infinite, professore. Adesso ci sono due interventi. Lei ha sottolineato l'aspetto avveniristico, non localistico, la dimensione europea nella direzione di un costituzionalismo europeo. E, per esempio, affascinante la dimensione produttiva, cioè la valorizzazione di dimensione produttiva sono i caratteri dell'Alto Adriatico, collegato avvenieristicamente all'Europa, quindi siamo tutti d'accordo quindi su queste cose, tutti quelli che hanno parlato qui. Però c'è anche l'elemento del bilinguismo, del multiculturalismo, e allora, proprio perché abbiamo la fortuna, e mi scuso di averlo fatto parlare adesso, il professor Giovanni Stelli, presidente della Società di Studi Fiumani, che ha fatto un libro sulla storia di Fiume, tra l'altro questo volume è pubblicato da una casa editrice di Pordenone, però è stato tradotto pochissimo tempo fa in croato con le note, e quindi questa storia di Fiume rappresenta il contesto per collocare tutte queste prospettive straordinarie di ricerca che ha lanciato il professor De Vergottini, che è di una famiglia, di un'antica famiglia di Parenzo, e che i cui caratteri, diciamo, di propensione per l'attività produttiva, di multiculturalità, di ricchezza culturale, di avanguardia, eccetera, eccetera, anche egli rappresenta. Grazie agli organizzatori per l'invito e saluto i presenti, tra i quali ci sono molti cari amici che ho il piacere di rivedere, sia pure virtualmente. Sarebbe interessante fare un confronto, che però è impossibile, vi dico subito perché, tra la Carta del Carnaro e la Costituzione che aveva in mente Zanella dopo l'istituzione dello Stato Libero di Fiume, e per la stesura della quale aveva scritto una lettera proprio a Hans Kelsen. Noi abbiamo la risposta di Kelsen, molto cortese, in cui Kelsen si dice disposto a elaborare questa Costituzione di Fiume, però purtroppo a quanto pare non se ne fece nulla, anche perché da una ricerca effettuata a Vienna non è risultato nulla. Probabilmente gli eventi tumultuosi che accompagnarono la breve vita dello Stato Libero di Fiume fecero sì che di questo progetto non avesse seguito. Ora, io in questo intervento vorrei fare alcune brevissime considerazioni sulla presenza italiana a Fiume, partendo proprio dalla impresa d'annunziana, che molto spesso viene qualificata come una occupazione. Ora, in realtà, a prescindere dal giudizio che uno possa dare sui contenuti, sulla portata, sulle conseguenze dell'impresa, bisogna ricordare che fu il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume a chiamare D'Annunzio. Il 7 aprile del 1919 il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume, che poi che cosa era? Era il Consiglio Comunale, quello che allora si chiamava rappresentanza municipale, allargata e autoproclamatesi Consiglio Nazionale Italiano di Fiume. In questa lettera
in questo messaggio inviato al poeta, il Consiglio nazionale lo invitava testualmente a consacrare nel Quarnero di Dante lo storico evento nel quale la gran madre abbraccia questa sua devota figlia. Facendo la tara della retorica dell'epoca, è evidente che fu il Consiglio nazionale a volere D'Annunzio a Fiume, e si potrebbero addurre altre documentazioni. Ricordo inoltre che l'anno precedente lo stesso Consiglio nazionale emanò un proclama di annessione di Fiume all'Italia il 30 ottobre del 1918, e in questo proclama breve, non lo posso citare tutto, cito solo due cose del proclama: primo, che il Consiglio nazionale italiano si richiamava al diritto di autodecisione dei popoli, diritto wilsoniano ovviamente; secondo, che metteva testualmente il suo deciso sotto la protezione dell'America, madre di libertà e della democrazia universale. Quindi questo fu il proclama molto prima che D'Annunzio venisse a Fiume, e direi molto prima, non molto prima, che ci fossero dei contatti tra il Consiglio nazionale italiano di Fiume e il poeta. D'altra parte, la presenza italiana a Fiume, lungi dall'essere frutto, come ancora purtroppo a volte si legge, sempre meno per fortuna, frutto di una immigrazione avvenuta nel corso del Novecento, sostanzialmente, è una presenza secolare, che è stata, come è stato già ricordato, in particolare dall'amico Giuricin, e quindi non mi ripeto, che è stata drasticamente ridotta, anzi quasi annullata da quell'evento traumatico che è l'esodo, ma su questo non mi soffermo. Vorrei invece fornire alcuni dati rapidamente su questa presenza italiana, dati che risalgono al Medioevo, al 400 per la verità. Noi, anche per contrastare un'altra, diciamo, leggenda, e cioè che sì, vabbè, c'era l'italiano a Fiume, però insomma, le parlavano soltanto i maggiorenti, era la lingua ufficiale, ma in realtà la popolazione non parlava l'italiano. È falso. Nel 1449 viene emessa una tariffa del pesce stabilita dal Consiglio di Fiume il 10 gennaio del 49, riportata nel Liber Civilium del cancelliere De Reno. In quale lingua è scritta questa tariffa del pesce? Stabilisce il prezzo dei vari tipi di pesce, è scritto in un dialetto venetofono. Inoltre, in un altro documento nello stesso dialetto dello stesso tipo, è un elenco degli oggetti conservati nel Duomo che risale a pochi anni dopo, 1457. Continuo proprio così, a volo d'uccello, per così dire. 1530, statuto della città di Fiume, o statuti, che dir si voglia, concessi dall'imperatore Ferdinando, in latino naturalmente. Però, pochi anni dopo, la datazione è incerta, ne viene fatta una versione italiana, di cui noi, nell'Archivio Museo di Fiume a Roma, abbiamo forse l'unica copia manoscritta, una versione italiana. Ancora un passo avanti nei secoli, 23 aprile 1779, la imperatrice Maria Teresa, a seguito di una, a seguito di una disputa protrattasi per qualche anno, emana un diploma in cui stabilisce che la libera città commerciale di Fiume costituisce col suo distretto un corpo separato, annesso direttamente alla corona di Ungheria e, cito, non confuso per alcun riguardo col distretto di Bucari, appartenente fin dai suoi primordi al regno di Croazia. Allora, è chiaro,
nel dispositivo di questo importantissimo documento, a cui peraltro i fiumani si rifaranno in continuazione, continuano a rifarsi anche oggi, perché in sostanza la lista per Fiume di cui parlava l'amica Markig, che, come dire, si può dire, solleva la bandiera dell'autonomismo fiumano, il cui documento fondamentale è proprio questo diploma del 1700. Si è tolto il microfono, deve riattivarlo in alto a destra, lo deve riattivare. Ecco, si è riattivato? Sì. Sì. Si è tolto, non so perché, vabbè, comunque, dicevo, si è sentito quello che ho detto? Si è tornato a togliere adesso, ma si era appena tolto, deve riattivarlo, ecco. E l'ho riattivato, non so. Adesso va. E non tocco niente. Bene. Va bene. Comunque, dicevo, la difesa dell'autonomia... Non so che succede, perché io... Adesso va. E non agisco sul microfono. Adesso va. E ogni tanto si toglie da solo. Non vorrei che fosse il mouse. In continuazione, se ne va in, non so cosa fare. Basta parlare, continuare a parlare. Va. Continuo a parlare, sì. Sperando che va. E dicevo, è sempre stata legata al carattere italiano della città, prevalente, ho detto, e non esclusivo, carattere italiano della città, che da una pluralità linguistica. Perché vedo che qui non mi faranno concludere qualcosa che non va proprio nel dispositivo. Comunque mi avvio alla conclusione, dico solo due o tre cose. Quello che dobbiamo per capire questo che sto cercando di dire, è opportuno abbandonare gli schemi del nazionalismo e ritornare a una dicotomia, a una, diciamo, impostazione categoriale, diciamo così, che distingue tra nazionalità culturale e appartenenza politica. Nei termini in cui l'aveva posto a suo tempo, molto tempo fa, Meinek, si dovrebbe distinguere tra Kulturnation e Staatsnation. La Kulturnation è un'appartenenza di tipo linguistico-culturale che non ha in prima istanza nulla a che fare con l'appartenenza politica. L'idea di far coincidere nazionalità culturale e appartenenza politica è l'origine dei nazionalismi e io direi è l'origine di tutti i nostri guai successivi. Questa distinzione io credo costituisca uno strumento euristico, per così dire, che ci consente di capire tutta una serie di dinamiche che sono oggetto appunto anche di questa nostra discussione. E per esempio ci consente di capire la permanenza dell'idea dell'autonomia oggi in un modo molto interessante, perché, e qui veramente chiudo, perché se noi vogliamo costruire un'Europa autentica, dobbiamo saper coniugare il rispetto delle diversità e della pluralità con una impostazione universale. E questo può essere fatto solo se abbandoniamo lo schema del nazionalismo. Grazie. Grazie infinite per l'altissimo contributo che ci ha dato il professor Giovanni Stelli. E adesso per ultimi hanno parlato quelli ai quali voglio molto bene. E chiedo ad Arturo Pellizzon di fare il suo intervento come discussant e poi al professor De Vergottini di chiudere la serata. Ecco, grazie, buonasera a tutti, è veramente un onore essere qui, ma devo correre e non fermarmi in particolari saluti, anche se parlo dopo delle persone veramente straordinarie che apprezzo molto. Il libro che mancava, lo dico da studioso in qualche modo dell'avventura fiumana di Fiume, della sua epopea, del suo racconto e delle carenze che ancora abbiamo nel suo racconto. Francesco Severio Nitti, che
era il presidente del consiglio durante l'avventura fiumana di D'Annunzio, definì la carta del Carnaro in questo modo: ridicolissima, stupidissima, comica, idiota, degna solo di una riunione di mattoidi. Ecco, probabilmente una parte di questi aggettivi, di queste descrizioni, sono ancora nella cultura, evidentemente, di oggi e di tante parti delle persone. Ma grazie a questo libro, grazie agli studi che ho sentito prima, piano piano io credo che si dipana anche questa nebbia che continua a permanere. Il lavoro, e quindi questo è il tema che mi è stato dato, il lavoro e anche il sindacalismo, anche se sindacalismo in realtà non lo possiamo definire tale anche nella carta. Beh, intanto viene descritta la centralità del lavoro nell'articolo 14 della carta, che è l'articolo sulle credenze religiose. Quindi l'attenzione, il ruolo, il rango che viene dato al lavoro è straordinario. C'è il diritto dei produttori, c'è la crescita materiale di tutti i cittadini, e mi sento in estrema sintesi di rileggere qualche diritto che viene sancito dalla carta. Oltre al diritto dell'istruzione, leggo quelli attinenti al lavoro: un lavoro remunerato con un salario sufficiente a ben vivere, l'assistenza sociale in caso di infermità, l'invalidità, la disoccupazione involontaria, la pensione di vecchiaia, e poi ci sono altri diritti, ma mi fermo a questi che sono quelli più vicini al tema che sono chiamato a trattare. Tra le altre cose, la carta di Fiume inventa, chiedo scusa, probabilmente il termine forse non è così scientifico, ma chiedo scusa al professore De Vergottini, la magistratura del lavoro, che è una conquista recente, direi, delle democrazie occidentali, cioè i giudici del lavoro eletti dalle corporazioni. Quindi anche a tutta questa idea di come veniva sviluppato il conflitto, abbiamo sentito prima, dei poteri d'eccezione, anche nella magistratura del lavoro vede un suo sviluppo. E non mi fermo, per il tempo che non c'è, alla funzione sociale della proprietà, che veniva giustificata solo dal lavoro, che allarmò molto, perché in qualche modo era vietato lasciare che un proprietario disponesse malamente di una sua ricchezza, rendendola improduttiva. Questa è una delle cose che tanto spaventò e che provocò evidentemente anche l'allontanamento di una parte dei favori che finora D'Annunzio e l'avventura fiumana aveva in qualche modo registrato in Italia. E chiudo con due aspetti che sono molto importanti e che ovviamente nel trattato non ci sono, ma assieme a questa invenzione direi che è degna di nota anche l'anticipazione della politica monetaria, che nel disegno di D'Annunzio esclude il corso forzoso, qui che è una misura che di fatto Fiume anticipa, e che a livello della finanza globale sarebbe durato invece fino al 15 agosto del 71, quando Nixon dichiarò l'inconvertibilità del dollaro. Ecco, D'Annunzio, sappiamo tutti di quale esigenza economica aveva bisogno, aveva già elaborato questa misura, che però non la possiamo leggere disgiunta dal sistema bancario che aveva previsto. E vi era l'obbligo di destinare, che le banche destinassero la metà degli utili allo Stato, e anche qui mi permetto di fare un collegamento, con le recenti leggi italiane. Fino al 1992 la Banca d'Italia era chiamata è vincolata l'acquisto del debito pubblico invenduto. Ecco, sappiamo poi quali disastri sono intervenuti nella politica monetaria e finanziaria recente,
E diciamo che la Costituzione di Fiume aveva anche in questo senso elaborato una sua attenzione, direi veramente straordinaria. Mi verrebbe da chiedere al professor De Vergottini, ma so che la domanda è complicatissima, ma mi piacerebbe chiederlo a tutte le persone, sia agli amici di Fiume, che ringrazio, sia al professor Stelli. Oggi di tutta questa carta, davanti alla crisi, diciamo così, del nostro Parlamento, della nostra democrazia, cosa ci sarebbe da ripescare? Ora, ovviamente, questa è una domanda maliziosa, cattiva, mi scuso, ma evidentemente, forse, solo uno spirito così libero come D'Annunzio, solo un vero rivoluzionario come De Ambris, oggi potrebbero rigiocare alcune cose magari in favore di un'Europa più sociale, più libera, fondata sul lavoro, fondata sulla partecipazione di tutti e sulla libertà. Vi ringrazio e vi abbraccio caramente tutti. Allora abbiamo la possibilità di una battuta finale del professor De Vergottini. E Arturo Pellizzon è anche, oltre che essere socio fondatore insieme a me, l'abbiamo fondata io e lui 32 anni fa, Istoria, è anche discendente di un legionario di Fiume. E allora, e avete visto che ha fatto uno scherzo al professor De Vergottini con quest'ultima domanda, e io lascerei la parola a lui per chiudere questa serata, che è un arrivederci, perché noi dobbiamo fare un convegno, uno probabilmente in Friuli e uno probabilmente a Fiume, per riuscire a sviluppare tutte le traiettorie che qui sono state lanciate. Professor De Vergottini deve accendere il microfono. Deve accendere il microfono in alto a destra. No, ma dovrebbe essere acceso così. È acceso. Sì. No, volevo dire, allora, Guglielmo, io... È un'ora tale per cui imbarcarsi in discorsi più complicati è praticamente impossibile. Io mi auguro che praticamente quello che abbiamo cercato di comprimere nella seconda parte di questa serata si possa appunto sviluppare in una riunione. L'ideale sarebbe poter parlare in presenza e non con questo sistema utile ma abbastanza scoraggiante di questi interventi a distanza, ma c'è veramente tanta carne al fuoco che bisognerebbe avere la pazienza di scorporare alcuni gruppi d'argomenti e farne degli incontri tematici specifici, perché sarebbe l'unico modo per cercare di approfondire gli argomenti e di non fare solamente considerazioni di inquadramento. Quindi io chiedo scusa a tutti, ma un po' per l'orario, un po' per l'ultima domanda che è stata fatta, è una domanda provocatoria, come si usa dire in questi casi, molto interessante. Praticamente De Ambris e D'Annunzio sarebbero delle specie di, come dire, di visionari di un futuro costituzionale del mondo. Ora, intendiamoci, io non so bene cosa in concreto poi fossero convinti di poter ottenere, però quello che da punto di vista storico mi pare interessante, visto che dobbiamo fare un'analisi storica, è collocare temporalmente la Carta del Carnaro nello sviluppo del costituzionalismo politico degli anni 20. Quindi se abbiamo la pazienza di fare questa operazione, ci accorgiamo veramente della grande modernità delle concezioni che sono state espresse. Intendiamoci, molte di queste cose ci fanno sorridere, o potrebbero farci sorridere, soprattutto per il modo con cui, per il lessico che viene utilizzato. E in questo dobbiamo dare la colpa, senza essere cattivi, ben inteso, ad D'Annunzio, che ha voluto dare le sue pennellate un po' così ad effetto. Però veramente i contenuti sono, soprattutto per la parte dei diritti, per la parte della concezione dell'uomo e della collettività, sono a mio parere ancora validi. Quello che è abbastanza pasticciato e discutibile è il modo di congegnare il governo del territorio, perché il fatto di aver voluto far riferimento agli antichi statuti comunali, alle antiche, diciamo, signorie italiane, al federalismo svizzero,
e ha portato a estrarre da esperienze altrui una serie di soluzioni obiettivamente complesse dal punto di vista operativo. Tra l'altro non è un caso che la carta in se stessa ha avuto una vigenza di 3 mesi, per cui l'unica clausola che, come stavo dicendo poco fa, ha avuto, si è rivelata operativa nella pratica, è la clausola dell'affidamento della concentrazione del potere costituzionale nel comandante, che appunto era una figura di dittatoriale non in senso, diciamo, repressivo delle libertà, ma dittatoriale nel senso dell'esigenza di concentrazione del potere per affrontare le emergenze. Quindi la vecchia concezione del dittatore romano, che poi è stata sviluppata dalla letteratura, da Carl Schmitt, eccetera, ma però questo sono, diciamo, notazioni, se volete, culturali marginali. Io quello che vorrei dire a Pellizzone è che sicuramente ci sarebbe molto da dire per quanto riguarda i principi di fondo, cioè il messaggio politico della carta, soprattutto verso i popoli oppressi e tutte queste cose che ho cercato di accennare prima. Da questo punto di vista credo che molte di queste cose, con i dovuti adattamenti, quindi cambiando il contesto, tutto quello che volete, però non fanno sorridere, assolutamente. E quello che è successo nei decenni successivi in buona parte è andato in quella direzione, almeno in certi ambienti politico-culturali. Poi abbiamo avuto le tragedie dopo la Prima Guerra Mondiale, abbiamo avuto la tragedia della Seconda con lo sfacelo che è successo. Ma quello che io trovo che va sicuramente salvato è un giudizio storico il più possibile obiettivo, quindi non è che dobbiamo diventare partigiani di D'Annunzio o di De Ambris, però non possiamo neppure far finta che sia successo nulla. Quindi questo episodio costituzionale è qualcosa che ha un senso, a mio parere, sia nella storia politico-costituzionale europea, questo collegamento che io farei con le altre esperienze di Weimar, di Vienna, di Praga e così via, e va inserito nella un progetto complessivo del modo di concepire i diritti fondamentali della persona, che non sono più soltanto i diritti classici liberali, ma sono anche i diritti economici e sociali, sviluppati in un modo, per la prima volta, a mio parere, molto attento dai costituenti fiumani. Se voi avete la pazienza di prendere Weimar, perché tutti quanti, vediamo nei lavori della nostra costituente nel 46-47, Weimar ha avuto un successo spaventoso, ma c'era un motivo serio, per carità, quindi Weimar è stato importante anche perché poi Weimar ha condizionato altre costituzioni. Però tra l'attenzione minuziosa con cui sono disciplinati i diritti economici e sociali nella Carta del Carnaro e Weimar c'è un abisso. Weimar è indietro rispetto al Carnaro. La Carta di Fiume è molto più avanti. È stato citato prima tutte le normative di diritti, l'assistenza, la previdenza, gli interventi per la disoccupazione. Ma stiamo scherzando? Ma è un articolato estremamente dettagliato di tutte le misure di intervento sociale che noi stessi ancora oggi sosteniamo come valide. E queste per la prima volta nel costituzionalismo europeo sono entrate a Fiume, non a Weimar. E queste cose dobbiamo avere il coraggio di dircele. Allora perché ignorare tutto questo? Quindi se vogliamo considerarla una semplice curiosità, un caso così da esperti, da quiz televisivi? Io direi di no. Io direi che bisogna avere la pazienza nella storia costituzionale italiana e europea di tenere presente che c'è stato anche questa esperienza. Quindi da questo punto di vista io sono certo di non sbagliare come metodo. Poi in concreto ognuno può fare le proprie valutazioni. Quindi non è detto che dobbiamo dire che tutto è stato fatto bene. Dico che è interessante quello che è successo, che c'è stata una notevole tasso di progresso nell'affermazione di questi principi. Io con questo chiedo scusa a tutti i presenti, ribadisco che saluto con affetto e simpatia tutti gli amici fiumani che sono intervenuti all'inizio, tutti anche gli esponenti dell'associazionismo Giuliano Dalmata. Noi continuiamo a lavorare
per cercare di tenere vivi i nostri rapporti, quindi siamo interessatissimi ai rapporti, non solo i rapporti fra la Federazione degli Esuli e l'Unione Italiana, ma anche ai rapporti fra le centrali, gli istituti universitari italiani e croati. In questo caso abbiamo cercato di fare qualcosa di utile organizzando un convegno che purtroppo non si è tenuto a Fiume, ma è stato tenuto come ripiego, se volete, a Gorizia, ma che è stato di grandissimo interesse. Quindi mi permetto di dire che gli atti del convegno che Guglielmo Cevolimpo vi farà conoscere, che abbiamo tenuto a Gorizia in sostituzione di Fiume, a cui ha partecipato il professor Vukas di Fiume, sono veramente una raccolta molto interessante di contributi, molto utile per capire la realtà fiumana di quel periodo. Quindi, a parte quello che ho scritto io, che è una piccola cosa, c'è veramente un incredibile numero di contributi analitici, tematici, che mi arricchisce in modo sistematico la conoscenza e il valore dell'esperienza fiumana. Quindi io, da questo punto di vista, caldeggio veramente la conoscenza di questo volume e la possibilità, se mai potremmo fare degli approfondimenti, visto che Guglielmo è sempre diciamo in ebollizione per la parte organizzativa, potremmo organizzare una presentazione di quel libro, semmai parlare solamente di quello. Io qui quindi saluto tutti e vi ringrazio per avermi dato questa possibilità. Bene, bene professore, direi che è emersa la ricchezza sociale, politica, giuridica, di avanguardia di questa terra ieri e oggi, e quindi non possiamo fare altro che approfondire in un prossimo convegno in Friuli e a Fiume queste tematiche. Grazie a tutti, ce l'abbiamo quasi fatta con i tempi, saluto tutti gli amici e chiedo scusa a tutti, ma in particolare a Giovanni Stelli per il problema dei microfoni, ma purtroppo è toccata a lui questa volta, mi dispiace, ma si è sentito tutto, si è sentito tutto. Grazie infinite e alla prossima. Questa cosa è registrata, è messa online e sarà diffusa su internet, e faremo anche a Fiume e in Friuli un convegno di approfondimento. Grazie a tutti. Grazie, prof.